Sul finire degli anni 40, Gio Ponti, da sempre affascinato dal tema dell'arredo navale, sta lavorando al rinnovamento degli interni di quattro transatlantici. Una di queste, la nave da crociera Andrea Doria, che decorò in collaborazione con Piero Fornasetti. È in questo contesto che avviene il fondamentale incontro con la ditta Cassina. Dotata di artigiani e falegnami eccezionali, questa azienda brianzola ha creato con Ponti una sinergia progettuale ed esecutiva di altissimo livello. I frutti di questo lungo ed intenso sodalizio sono diventati delle pietre miliari della storia del design industriale, come la celeberrima 699 superleggera. In molti, però, ignorano l'esistenza dell'importante 646 leggera, progettata nel 1952 per Cassina. Alla fine della seconda guerra mi sono battuto per affermare uno stile più leggero, trasparente, collegato ad un modo di vivere più semplice. Questo era il mantra di Gio Ponti dopo i difficili anni della guerra. La sua ricerca è tutta tesa verso semplicità e leggerezza. Prendendo la tradizionalissima sedia di Chiavari come modello di riferimento, il designer crea negli anni svariati prototipi prima di arrivare alla sedia perfetta. La 646 leggera è il felice esito di queste sperimentazioni, una sedia discreta, essenziale e moderna. È speciale, diversa dalle sedie coeve. È leggerissima ed è la prima sedia a supporti appuntiti con lo schienale leggermente piegato. La linea affusolata e pulita le conferisce un aspetto sobrio, ma al contempo raffinato. Nell'intera struttura non è presente un solo chiodo. La sedia è assemblata solo con incastri e colla, con precisione maniacale. A differenziarla dalla superleggera sono i montanti e le dimensioni. La leggera ha ancora i montanti di forma circolare, mentre la superleggera li ha triangolari, ed è di qualche centimetro più grande. I suoi punti di forza? Grazie alle dimensioni leggermente più generose, la leggera è decisamente comoda, oltre che strutturalmente solidissima. Da tenere presente anche che la superleggera non è mai uscita di produzione dall'anno di lancio, mentre la leggera è tornata in produzione, dopo svariate decadi, appena nel 2017. Questo rende la 646 tendenzialmente più rara e difficile da reperire. Ad oggi Cassina produce la leggera anche nella variante con i braccioli. Oscurata dall'incredibile successo della sorella più famosa, la 646 leggera è stata per molti anni sottovalutata e considerata meramente un prototipo della super leggera. La verità è che è un incredibile prodotto di design che brilla di luce propria, un oggetto assolutamente all'avanguardia.